Signorina, mi scusi, può indicarmi il capo reparto? Ah, è quello là, vede quell'uomo dietro al banco. Grazie. Ecco a lei, signora. Mille grazie. Grazie a lei. Che posso fare per lei, signore? Io lavoro qui. Sono il nuovo commesso. Lei è Higgins? Mm-hmm. Sì, signore. Sì, signore. Higgins. Sicuro. Nella prova di intelligenza che ha fatto stamane ha riportato il punteggio di 66, cioè appena un punto in più del minimo indispensabile. 66? Ci deve essere un errore. Ho risposto a tutte le domande. Suppongo con le risposte sbagliate. È possibile, non è vero? Ho detto è possibile, non è vero? Sì, certo. Signore. Noi non facciamo mai errori, Higgins. La Nilis ha sempre ragione. Questo è il punteggio più basso mai realizzato nel mio reparto. Voglio sperare che lei possegga altre qualità in compenso, per il suo stesso bene. Signorina Jones? Non si appoggi al mio banco. E si tolga il cappello. Per favore. Signorina Jones, ho assegnato Higgins alle pantofole. Gli dica che deve fare. Benvenuto al reparto scarpe, signor Higgins. Venga pure con me. Ecco, il suo banco, signor Higgins. Pantofole da camera, da salotto, da giardino. Lo sa, non poteva capitarle posto migliore. Non dovrà chinarsi per calzarle, non dovrà correre avanti e indietro per cambiare modello. Ha tutto qui a portata di mano. Avessi io questo banco. Lei non mi ritiene capace di vendere scarpe, non è così? Ora non faccia lo sciocco, è esattamente la stessa cosa. Anzi, ancora meglio. Bisogna essere più in gamba per vendere le pantofole che le scarpe. La gente può anche fare a meno delle pantofole. Lei deve convincerla. Cosa può saperne lui se io so vendere le scarpe o meno? È soltanto la sua vanità ad essere ferita. Adesso potrà fare il suo lavoro fino all'ora di colazione. Gli dimostri che razza di venditore è. L'orario di colazione è fissato da mezzogiorno all'una, fra 30 minuti. Oggi non farò colazione. Ah no? Me ne starò qui a vendere pantofole. Devo fare una buona impressione. Mi dica perché non vuol fare colazione. Non ho fame. E poi non faccio mai colazione. Lei farà colazione alle 12 in punto. Ma signorina... Non si discute. Le dispiacerebbe servirmi, per favore? Che posso fare per lei, signora?